Cari amici, bentornati. Allora, con questo video continuiamo lo studio dei finali, in particolare dei finali di pedone. Andiamo a vedere il caso in cui il giocatore in vantaggio abbia non uno, situazione che già abbiamo analizzato, ma due pedoni. Allora, iniziamo dalla situazione che oserei chiamare base, ovvero il bianco, in questo caso il giocatore in vantaggio, possiede due pedoni passati uniti. Quindi dovrebbe essere la situazione più semplice, eppure anche questa situazione nasconde qualche attenzione. Infatti, io posso immaginare che in questa situazione il bianco possa adottare uno dei due possibili approcci. Il primo, che tipicamente viene preferito dai principianti, è quello di avanzare subito i pedoni. Quindi avanzare, non so, E4, D4 e continuare ad avanzare i pedoni finché è possibile. Ora a questo punto il nero non può andare a prendere naturalmente il pedone arretrato, perché il pedone D andrebbe subito a promozione, quindi il bianco finalmente può avanzare il re. Il nero oscilla, come detto non può prendere il pedone 4 perché il pedone D andrebbe a promozione, quindi il nero oscilla tra le case D6 ed E5, il bianco avvicina finalmente il suo re, Re5, Re C4, il bianco pone il suo re di lato per poter sostenere il pedone, Re D6, Re D4, ora finalmente il re bianco si è messo nella situazione di poter sostenere l'avanzata dei suoi pedoni e poniamo che il bianco continui ad avanzare i suoi pedoni, quindi anteporre i pedoni al re che invece rimane dietro di essi. Il nero continua ad oscillare, sembra una situazione disperata quella del nero, ma attenzione, il nero di nuovo si mette nella casa lasciata libera dai suoi pedoni, quindi il bianco deve di nuovo mettere il suo re di lato sperando di entrare nella casa D5, cosa che può fare naturalmente nel momento in cui il nero deve arretrare il suo re, perché di nuovo non può andare a prendere il pedone in E5 perché il pedone D promuoverebbe, e piano piano quindi il bianco riesce a sostenere l'avanzata dei suoi pedoni con il re da dietro, ma attenzione, quando i pedoni sono ormai a un passo da una promozione, ecco qua che si nasconde un'insidia. Qual è l'insidia? L'insidia, naturalmente, lo conoscete bene, è quella dello stallo, ovvero una situazione in cui il nero non è sotto scacco, ma non può muovere. E questo, se il bianco non fa attenzione, può avvenire. Ad esempio, ecco, D7 scacco, il re nero si mette nella casa D8 e qui, se il bianco gioca automaticamente una mossa come re D6, ecco qua che il nero è messo sotto stallo, ovvero non è attaccato ma non può neanche muoversi in nessuna casa. Ovviamente il bianco non è tenuto a farlo, ma in specie nelle partite rapide la tentazione di utilizzare lo stesso meccanismo che abbiamo fatto per sostenere l'avanzata dei pedoni è grande. Qui ovviamente re c6 costringe il nero a muoversi e a questo punto il bianco può finalmente avanzare il re e sostenere la promozione. Ora voi direte, va bene, basta un minimo di attenzione alla fine. Sì, però in qualche modo, secondo me, è proprio logicamente sbagliato l'idea di avanzare i pedoni prima di avanzare il re nei finali. Quando la situazione si farà più complicata, magari anche il nero avrà dei pedoni da parte sua, ecco qua che l'idea di avanzare prematuramente i pedoni bianchi potrebbe essere fatale. Invece, che cosa secondo me è consigliabile fare, proprio per una questione di pulizia, proprio di logica? Avanzare prima il re, quindi re F2, avanziamo il re e continuiamo ad avanzare il re, quindi mettiamo il re davanti questa volta ai pedoni, notate la differenza, no? Prima erano i pedoni che venivano avanzati e il re che da dietro doveva in qualche modo sostenerne l'avanzata cercando di infiltrarsi tra le case lasciate libere. Qui invece è il contrario, il re bianco avanza, si pone nella situazione più avanzata possibile, quindi fin quando il nero con il suo re non gli sbarra l'avanzata, e a questo punto, solo a questo punto, naturalmente il re bianco non può più avanzare, inizia l'avanzata dei pedoni. Scacco, e di nuovo a questo punto vedete il re bianco come può facilmente, diciamo, mettersi nella casa ideale. Ma attenzione! Una volta che il re nero è costretto ad arretrare, ecco qua, non rientriamo nell'errore che abbiamo visto prima, cioè di nuovo portiamo entrambi i pedoni avanti. No! In fondo, diciamo, se ricordate, il finale di un pedone contro diciamo, il re avversario è vinto a patto di avere l'opposizione. Ma noi qui l'opposizione possiamo conquistarla in qualunque momento, perché abbiamo un pedone che ci può regalare dei tempi quando vogliamo, quindi l'opposizione possiamo sempre conquistarla. Andiamo a vedere come. Mettiamo che continuiamo ad avanzare il re e un pedone, lasciando l'altro pedone semplicemente come una riserva di tempi. Di nuovo scacco e così via, come se avessimo un solo pedone. Ecco qua, nel momento in cui il primo pedone è arrivato alla massima posizione che può arrivare, quindi in settima traversa, prima di arrivare a promozione, allora solo a quel punto, diciamo, anche qui ovviamente dobbiamo stare attenti a non
dare lo stallo, sempre correre di 6 è sempre possibile, però voglio dire, in qualche modo cioè un solo pedone, voglio dire, è davvero difficile non notare che questo pedone toglie ogni casa al re nero. A questo punto possiamo utilizzare il secondo pedone per guadagnare un tempo, quindi muovere il secondo pedone, costringere il nero ad togliersi dalla casa di promozione e portare il pedone appunto a promozione. Come vedete sono diciamo due meccanismi ovviamente entrambi vincenti, però noteremo poi nel seguito del video come avanzare il re il più possibile nei finali di pedone sia un elemento strategico importante. Il re è un pezzo importante, in qualche modo è l'unico pezzo che ci può far controllare diciamo un settore della scacchiera. I pedoni diciamo possono controllare ben poche case e sono a loro volta invece attaccabili dal re avversario, mentre avanzando il re, ecco, fino nella casa centrale E4, ecco che noi creiamo letteralmente uno sbarramento con cui impediamo al re avversario di avvicinarsi, e solo a quel punto diciamo iniziamo ad avanzare il pedone e non abbiamo bisogno dell'altro pedone, cosa che sostanzialmente complica inutilmente il nostro obiettivo senza darci un vantaggio e anzi aumentando il rischio di stallo. Bene, questo ovviamente è il caso base che voglio dire non dovrebbe creare problemi, però per far capire quanto anche queste situazioni possano paradossalmente creare problemi in torneo, allora nel corso del video vi farò vedere delle posizioni tratte da partite realmente giocate in torneo in cui gli esempi che affrontiamo sono stati effettivamente giocati in partita. Questo è un torneo, questa è una partita diciamo tratta da un torneo giovanile under 14, quindi come dire gli errori che vedremo sono in qualche modo scusabili. Qui il bianco cosa fa? Giustamente avanza il pedone, perché adesso può essere fermato a promozione soltanto andando a sacrificare il cavallo. Il nero effettivamente sacrifica il cavallo. A questo punto entriamo in un finale piuttosto elementare, perché chiaramente il pedone G5 è condannato. Il re nero prova a difenderlo, ma naturalmente il bianco lo attacca e il nero non ha più case per poterlo difendere, quindi è costretto a lasciarlo. Benissimo, entriamo in una situazione come quella che abbiamo visto prima, no? Con due pedoni passati uniti contro soltanto il re avversario. Sembrerebbe un finale facilmente portabile a vittoria anche da parte di un ragazzino, ma in questo caso purtroppo per lui inizia con il piede sbagliato, ovvero continua ad avanzare entrambi i pedoni. Vedete, poteva benissimo avanzare soltanto un pedone e lasciare l'altro arretrato soltanto come tempi di riserva, ma questo ragazzo decide di avanzare entrambi i pedoni e purtroppo per lui diciamo a un certo punto si complica tremendamente la vita. Invece di mettere, non so, il re a questo punto in F5 e avanzare i pedoni in modo compatto, oppure mettere il re in H6 e dare quindi spazio a entrambi i pedoni, decide di in qualche modo adesso slegarli pericolosamente con il re che è costretto a difendere entrambi. Re F8, e qui ecco qua il pericolo di stallo, pericolo che purtroppo per il giocatore in questione si manifesta perché gioca re F6 e la partita finisce patta. Purtroppo per lui, diciamo, non era facile a questo punto, per un giocatore principiante, vedere la vittoria, perché sarebbe passata per il sacrificio di questo pedone in F7. A questo punto il bianco avrebbe potuto vincere semplicemente giocando re H7, sacrificando il pedone F e poi avanzando il pedone G. Però, naturalmente, sarebbe trattato di una complicazione non indifferente, considerando che, voglio dire, il giocatore a un certo punto aveva due pedoni passati uniti, non poteva immaginare che la vittoria dovesse passare per il fatto di sacrificarne uno di essi, cosa che però è stata necessaria perché appunto si è complicato semplicemente la vita da solo andando ad avanzare entrambi i pedoni. Quindi ecco, avanzare il re il più possibile, possibilmente avanzare uno solo dei due pedoni, lasciare l'altro come riserva di tempi per guadagnare l'opposizione quando necessario. Questo diciamo è il modo più lineare e semplice di vincere. Abbiamo visto il caso in cui i due pedoni sono vicini, ma cosa succede se invece i pedoni sono lontani? Beh, anche in questo caso, diciamo, si può vincere in tanti modi. Di nuovo, la tentazione è quella di iniziare ad avanzare i due pedoni, no? Cosa che in questo caso funziona perché i due pedoni sono molto lontani tra di loro, quindi chiaramente il re nero non può contemporaneamente fermarli entrambi. Quindi il bianco, quando i pedoni sono molto lontani, può anche, diciamo, spegnere il cervello e iniziare ad avanzarli. Chiaramente il re nero a questo punto non può dirigersi in entrambe le direzioni e uno deve lasciarlo libero di promuovere. Ok. Fino a qui si potrebbe pensare che in una situazione del genere basta spingere entrambi i pedoni. Però anche in questo caso il mio consiglio
è quello di possibilmente centralizzare il re. Male non fa, ecco, come dire, in queste situazioni non c'è necessità di avere fretta, non ci sono fattori dinamici in qualche modo da tenere in considerazione. C'è un giocatore che ha due pedoni di vantaggio e l'altro non ha niente. Quindi, come dire, avanziamo il re. Quando siamo arrivati ad avanzare, centralizzare il re il più possibile, questo è utile perché in qualche modo il re bianco limita ulteriormente l'azione del nero, no? Che non può in qualche modo agire a questo punto sulle diagonali perché viene letteralmente bloccato dallo schermo che costituisce il re bianco. Quindi il re nero è costretto in qualche modo a deviare o a destra, a sinistra, va da una parte e noi avanziamo il pedone dall'altra parte. Il re nero torna indietro, a questo punto avanziamo il pedone. O facciamo la stessa cosa che abbiamo visto prima, avanzare i due pedoni alternativamente, ma come vedete il re nero è ulteriormente bloccato nella sua azione. Va da una parte, noi avanziamo dall'altra, lui torna indietro e noi avanziamo il pedone B. E in questo modo, diciamo, stessa situazione di prima, ma manteniamo un maggiore controllo. Il nostro re è pronto a entrare in soccorso dei nostri pedoni se necessario. In questo caso non è necessario, perché i pedoni sono molto lontani e in qualche modo si difendono da sé. Perché appunto il re nero non può catturarli entrambi, ma vedremo che questo fattore invece potrà essere importante in situazioni leggermente diverse. Qui, come detto, appunto, il bianco spinge due pedoni e ne porta uno a promozione. Molto bene, ma cosa succede? Ecco, vediamo però che, come dire, anche qui serve un minimo di attenzione. Questa è un'altra partita presa da un torneo giovanile. Ovviamente sono i ragazzi a compiere maggiormente questi errori, però voglio dire, nelle partite a tempo rapido o al termine di una lunga partita può succedere a tutti. Qui cosa fa il nero? Il nero ha chiaramente due pedoni di vantaggio molto distanti e pensa di poterli spingere senza preoccuparsi, ma attenzione però, perché il re nero è lontano, mentre il re bianco in qualche modo è più centralizzato. E i pedoni, notate, sono divisi soltanto da tre colonne, che sono tante, ma un pochino di meno delle quattro colonne che abbiamo visto prima. No, più sono lontani, naturalmente è più difficile fermarli entrambi contemporaneamente. Tre colonne sono molte di distanza, ma non abbastanza per spingerli senza, spegnendo il cervello, cosa che invece in questo caso il nero fa. Inizia a spingere il pedone C, il re bianco si avvicina e qui cosa fa il nero? Invece semplicemente di difenderlo, voglio dire, cosa c'è di male nel fatto di difenderlo, no? Va bene che i due pedoni sono distanti e magari potrebbero anche, diciamo, vincere da soli, ma perché non andare a difenderlo? Cosa costa? No, invece il nero decide di spingere l'altro pedone. Purtroppo per lui però ha fatto male i conti, perché il bianco cattura il pedone e rimane, come vedete, però nel quadrato dell'altro pedone, quindi l'altro pedone non può andare a promozione da solo, non è sufficientemente distante. Se ad esempio fosse stato sulla colonna H, allora sì che il re bianco non si sarebbe avvicinato in tempo, ma in questo caso è troppo vicino e quindi il re bianco riesce a intercettarlo e la partita finisce patta. Tutto questo, pensate, perché il nero non ha, in assoluto anche qui non era tenuto proprio a spingerli per niente i pedoni, poteva anche aspettare, poteva semplicemente avvicinare il suo re, tanto il bianco appunto non può andare a caccia di pedoni da solo, perché a questo punto sì che l'altro davvero verrebbe spinto senza pensarci due volte, ma se anche si vuole spingere un pedone, almeno lo si difenda, ecco, non si regali un pedone in questo modo. Bene, adesso vediamo il caso appunto in cui i pedoni sono ancora più vicini. Soltanto due colonne questa volta li separano. Come detto, più sono vicini e più naturalmente il re nero può riuscire a intercettarli entrambi. Quindi, come dire, è prioritario che il bianco avanzi il suo re, mette il suo re al centro e poi dopo solo a questo punto inizia ad avanzare i pedoni. Di nuovo, ecco qua, vedete, il re nero non può tornare in E6 perché la casa è controllata dal pedone, deve arretrare. E a questo punto, naturalmente, ancora meglio sarebbe avanzare il re, costringere il nero di nuovo ad arretrare e poi continuare ad avanzare i pedoni. E così via fino a quando, diciamo, ecco qua, che il re nero non può più tornare indietro a fermare il pedone. Oppure se prova a fermare il pedone F, ecco qua che si mette in moto il pedone C, che a questo punto ha strada libera, perché naturalmente di nuovo se il nero prova a intercettarlo, allora il pedone F va a promozione. Ma notate la posizione estremamente attiva del re bianco. La stessa cosa, diciamo, non avrebbe funzionato se il re bianco fosse rimasto tranquillo, magari nella sua metà campo senza partecipare. Insomma, ricordate, in questo tipo di situazioni attivare il re è fondamentale. Ancora di più, vediamo il caso limite di pedoni separati da solo una colonna. Naturalmente se non ci fosse nessuna colonna torneremmo al caso base che abbiamo visto di pedoni uniti. Questi sono i pedoni distaccati, non uniti, isolati, ma col minimo in mezzo a loro, cioè una sola colonna. E qui è importante perché
perché pedoni separati da una sola colonna si difendono in un modo molto interessante che va ricordato. Facciamo il caso limite in questo caso, di nuovo, mettiamo che il bianco si dimentichi di avanzare il re e voglia semplicemente avanzare i pedoni, va bene? A questo punto, diciamo, i due pedoni sono affiancati, il bianco finalmente decide di avanzare il re e il nero attacca uno dei suoi pedoni. Cosa fa? Come si difende il bianco in questa situazione? Si difende mettendo, avanzando l'altro pedone e mettendo i pedoni, come si dice, ad L, vedete? Con la stessa, diciamo, disposizione della mossa del cavallo, quindi ad L. Perché questa configurazione ad L è estremamente solida, difensiva? Il nero non può attaccarla, perché naturalmente se il nero attaccasse il pedone più arretrato, allora il pedone più avanzato andrebbe a promozione, il nero non farebbe più in tempo a fermarlo. Invece, se il nero, diciamo a questo punto, il nero però non può andare lateralmente perché la casa, ad esempio in questo caso la casa E5, è fermata, è controllata dal pedone più arretrato. Quindi cosa deve fare il nero se vuole attaccare il pedone più avanzato? Deve fare una lunga manovra frontale, quindi perdere tre tempi per andare ad attaccare il pedone avanzato. Ma cosa succede? Il bianco in questi tre tempi cosa può fare? Andiamo a vedere. 1, a questo punto 2, il nero è pronto ad attaccare frontalmente il pedone più avanzato e a questo punto il bianco cosa fa? Avanza l'altro pedone. Quindi il nero ha speso due tempi e il bianco con un solo tempo si riporta nella configurazione affiancata. E quindi se il nero attacca uno dei due pedoni, il bianco di nuovo ricrea la situazione ad L. Quindi in questo modo il bianco può sempre guadagnare un tempo. Il nero ha bisogno di tre tempi per attaccare il pedone che era più avanzato, in questo caso il pedone D, e il bianco invece ne ha bisogno soltanto di due tempi per trasformare il pedone arretrato in pedone avanzato. Quindi il nero non potrà mai sostanzialmente attaccarli in modo efficace. I pedoni potranno letteralmente avanzare da soli, ma appunto avendo il bianco un tempo a disposizione in più, perché come detto il nero ha bisogno di tre tempi, ricordate, no, con il suo re, mentre il bianco ha bisogno soltanto di due tempi per avanzare il suo pedone. Quindi con questa configurazione ad L praticamente il bianco è sicuro. Ecco, questo è importante perché appunto quando si sta nella lotta, diciamo in partita, ricordarsi che questa configurazione è sicura ci aiuta a prendere le decisioni giuste. Vediamo ad esempio un esempio tratto da una partita in cui appunto questa configurazione sarebbe stata particolarmente utile. Qui il nero chiaramente ha una posizione vincente, ha due pedoni passati, e mentre il bianco, i suoi due pedoni, sono pronti ad essere catturati dal re nero. Il bianco tenta disperatamente di avanzare i suoi pedoni, qui il nero decide di rifiutare la cattura. Avrebbe potuto farla perché l'idea del bianco era, dopo la presa in F6, avanzare il pedone G per mandarlo a promozione, avrebbe scoperto che con re E6 il nero avrebbe tranquillamente bloccato la promozione e avrebbe avuto tre pedoni poi per vincere, ma il nero, come dire, non vuole correre rischi, semplicemente arretra il suo re, lascia che il bianco catturi il pedone, ma a questo punto arretra di nuovo e ha tutto il tempo di andare a catturare i due pedoni. Scacco, prende, cattura il pedone, cattura anche il secondo pedone. Benissimo. Siamo arrivati in una situazione con i due pedoni neri separati da una sola colonna, quella che abbiamo appena visto. Allora, in questa posizione, cosa giochereste in una frazione di secondo, senza neanche pensarci? Beh, chiaramente C4. Perché? Perché abbiamo una situazione di pedoni affiancati e questa posizione ci dà la possibilità, una volta che il re bianco va da una parte, di avanzare l'altro e di creare una situazione ad L. Quindi non so, se il re nero va in A3, il re bianco va in A3, allora C3, ed ecco qua che si crea la configurazione L. Se invece il re bianco va in C3, allora A3 e di nuovo configurazione L. Quindi, in qualche modo, dopo re B2, qui C4 vince subito. No? E ci mette soprattutto i pedoni in una posizione sicura. Sappiamo che abbiamo tutto il tempo possibile poi per avvicinare il nostro re. Il nero invece avvicina subito il suo re, non è sbagliato, ma appunto già crea una situazione in cui bisogna riflettere, perché il bianco adesso attacca il pedone A4. Il pedone A4 non può essere più difeso. Se il nero avesse avuto il pedone in C4, avrebbe avanzato il pedone C3, avrebbe minacciato la promozione, ma è troppo tardi. Quindi cosa fa il nero? È costretto ad avvicinare ancora il suo re, che è vincente, attenzione, perché chiaramente, diciamo, il pedone C è un forte candidato alla promozione, però intanto ha perso uno dei suoi due pedoni. E, vuol dire, due pedoni in configurazione sicura, come questa, si sa, è vittoria, diciamo, anche spegnendo il cervello. Qui, un minimo, bisogna ancora riflettere. In che modo? Re D3, il nero prepara l'avanzata del pedone, fino a qui tutto bene, re B3, adesso qui il nero improvvisamente ha un blackout.
non vuole consentire al bianco di mettersi sulla casa C1, cosa che, diciamo, ha immaginato di dover fare, non so, dopo C4, re B2, C3, re C1. Però, diciamo, in questo caso, dato che il pedone è già sulla terzultima traversa, il nero vince anche senza opposizione. Gioca C2 e costringe il bianco a muoversi, dopodiché può entrare con il suo re e avanzare. Questo, diciamo, concetto sfugge al nero, che, spaventato dall'idea di permettere al bianco di portarsi davanti al suo pedone, decide di avanzare il suo re in modo da consentire al suo pedone di arrivare fino alla promozione. Ma c'è un piccolo problema, che, come dire, il re nero è avanzato troppo e si è dimenticato il suo pedone arretrato. Ora, lo so che può sembrare una cosa grottesca, ma queste cose avvengono nelle partite, addirittura queste finiscono nel database, e qui la partita è stata chiaramente patta, perché dopo re c4 il pedone nero semplicemente viene catturato. Che è una cosa ancora più incredibile. Voi direte, va bene, ma l'errore finale tattico. Ecco, ma quello che voglio farvi riflettere è sul fatto che l'errore finale nasce da premesse che lo hanno in qualche modo reso possibile. Se questa posizione il nero avesse giocato c4 e avesse messo i suoi pedoni in una posizione sicura, pronti ad andare nella configurazione a L secondo necessità, ecco qua che il nero questa non l'avrebbe potuta proprio perdere. Voglio dire, non avrebbe potuta proprio evitare di vincerla. Invece, come dire, entrando in una posizione già con qualche fattore dinamico da dover considerare, ha creato le premesse per poi il disastro che è avvenuto in partita. Ora, altro esempio interessante. Vediamo, perché è bello vedere, no, gli esempi tratti dalla pratica, non solo quindi quelle posizioni teoriche che vengono create ad hoc per raccontare un concetto, ma vedere proprio che queste cose poi avvengono in partita anche, diciamo, in una configurazione diversa da quella che noi immaginiamo. Perché adesso, a vedere qui, si potrebbe dire: dov'è il finale di due pedoni contro zero da parte dell'avversario? Ecco qua, il bianco avanza il pedone, il nero decide, per, diciamo, liberarsi dalla morsa in cui chiaramente è, di andare a cambiare i cavalli. Questa mossa naturalmente non può salvarlo, perché il re bianco è molto più centralizzato e va a fare piazza pulita dei pedoni avversari. Però attenzione, c'è modo e modo di catturarli. Il re nero, il nero cambia una coppia di pedoni, perché, come dire, più pedoni si cambiano e più speranza c'è, e poi il bianco cattura un primo pedone, e qui, attenzione, invece di andare a questo punto ad avanzare il pedone F che si è creato, che è pronto, libero ad avanzare, no? F5 scacco, re 7, re g7, e il pedone va a promozione, fine della partita. E invece no, il bianco decide un pochino di andarsi a complicare la vita. E cosa fa? Va a catturare il secondo pedone. Va bene, però in questo modo si permette naturalmente al nero di catturare uno dei due pedoni. Ed ecco qui che, quando da due pedoni di vantaggio si passa a uno, il calcolo deve essere preciso. H4, e cosa fa qui il nero? Molto astutamente, non va a catturare il pedone, che naturalmente avrebbe permesso al bianco di avanzare il pedone H indisturbato, ma torna indietro. Vuole in qualche modo, no, chiedere al bianco come intende togliere il suo re dalla colonna H. Il bianco continua ad avanzare il pedone, re F7, e qui il bianco ha strada libera finalmente. Toglie il suo re ed è pronto ad avanzare entrambi i pedoni. Anche in questo caso, notate, abbiamo una sola colonna di differenza. Bene, sembra che la situazione sia ormai disperata, i due pedoni si mettono ad L, il nero è costretto, diciamo, vedete, a fare un lungo percorso, e qui però attenzione, il bianco si fa prendere un pochino la mano. Invece di avanzare e, diciamo, effettuare un piccolo calcolo, diciamo, che gli permette di portare entrambi i pedoni in avanti e, diciamo, portarli potenzialmente entrambi a promozione, decide di sacrificare uno dei due pedoni. Perché la sua idea naturalmente è: se il nero andasse a catturare re F6, il re si porta dall'altra parte e può avanzare facilmente il pedone F. Ma il nero vuole complicargli la vita, e cosa fa? Si mette nell'angolino e spera naturalmente nello stallo, perché qui chiaramente re g6 sarebbe stallo. Allora, il bianco cosa fa? Preso un pochino alla sprovvista da questa ostinazione del nero, decide di portare il suo re dall'altra parte e avanzare comunque il suo pedone. Poteva naturalmente farlo con re f6, molto più semplicemente, e avanzare il suo pedone, ma per qualche motivo decide di passare dietro, re f4. E qui, attenzione, come dite, vedete, è sempre vincente, ma è sempre più complicato. Re g7, re e6, re f8. E qui
E qui il bianco si è ridotto ad una sola mossa vincente, che però è naturalmente dovrebbe essere anche la più ovvia, cioè quella di mettere il re davanti, costringe quindi il nero a perdere l'opposizione e avanzare il pedone. Ma per qualche motivo il bianco inopinatamente avanza il suo pedone e in questa situazione semplicemente finisce anche lui per dare stallo. Ora, al di là naturalmente dell'errore finale, ma il punto è, vedete come i due pedoni separati da una sola colonna sono molto ostici da trattare se non si conosce, diciamo, lo schema a L che li mette in una configurazione sicura, specie come in questo caso quando abbiamo uno dei due pedoni che è sulla colonna H, perché naturalmente permette al nero, come vedete, di minacciare lo stallo. Qui naturalmente se non fossimo stati sulla colonna H, il nero avrebbe potuto uscire sulla destra, ma in questo caso siamo sul bordo scacchiera e non c'è nulla sulla destra della colonna H, e quindi questa cosa ha complicato leggermente l'azione del bianco, che poi ha finito appunto per incartarsi e perdere e non vincere incredibilmente questo finale. Naturalmente anche qui è un torneo giovanile under 12, e quindi, come dire, il ragazzo che ha commesso questo errore è perfettamente scusabile, ma naturalmente cerchiamo noi di non ripeterlo. Ora, dopo aver visto quindi tutte le possibili casistiche di pedoni affiancati o separati da una o più colonne, andiamo a vedere invece un caso più complicato, ovvero dei pedoni impedonati. Allora, ricordate anche qui, no? Se noi avessimo avuto un solo pedone, perché non saremmo riusciti a vincere? Quando è che un solo pedone non è sufficiente per vincere? Non è sufficiente per vincere quando appunto il nero ha l'opposizione. Però, di nuovo, avere un pedone in più vuol dire che anche se non possiamo avanzarlo liberamente, perché, come dire, è intralciato dal suo stesso pedone, dall'altro pedone sulla stessa colonna, ma possiamo usarlo per regalarci un tempo e riguadagnare l'opposizione se non l'abbiamo. Quindi avere due pedoni, anche se impedonati, ci consente comunque di vincere. Anche qui, maggiore attenzione ancora al fatto di avanzarli quindi prematuramente, perché è importante riservarci i tempi, e dato che i due pedoni non possono difendersi uno con l'altro, è quindi ancora più importante il fatto di non avanzarli senza l'opportuna difesa del re. Facciamo un esempio: mettiamo che il bianco semplicemente avanzi il pedone E, benissimo, mettiamo che avanzi due pedoni, questa è la peggiore scelta possibile, no? Perché non solo non possono difendersi e vanno avanti con il re bianco ancora alle spalle, ma oltretutto stiamo perdendo tempi, nel senso il pedone che sta alle spalle non ha più un tempo disponibile per poter avanzare, quindi proprio questa è la scelta più scellerata. Ora qui naturalmente il nero è a un passo da poterlo attaccare, il bianco deve avvicinare il suo re, ma attenzione, se qui il bianco non sta attento e gioca semplicemente re di 3, scopre che la partita non è più vinta, perché dopo re e5, ecco qua che il nero attacca il pedone e4 ed il bianco non ha modo di mantenere contatto con il suo pedone, deve arretrare e il nero lo cattura ed è di nuovo patta. Quindi in questa posizione il bianco però può continuare a vincere evitando di andare sulla casa D3, quindi in gergo si dice che le case D3 ed E5 sono case coniugate, ovvero quando uno dei due giocatori occupa una delle due case coniugate, allora all'altro conviene a sua volta entrare per secondo nella coppia di case coniugate. Quindi quando abbiamo una coppia di case coniugate vuol dire che conviene entrare rispettivamente in una di queste due case per secondo, quindi non per primo. Quindi se il bianco entra con re di 3, allora il nero deve entrare con re e5, ma se il nero entrare prima nella casa e5, allora il bianco a questo punto può e anzi deve entrare nella casa d3 per occupare difendere il pedone in e4. Quindi ad esempio qui il bianco può giocare re c3, evitare quindi la casa d3, una sorta di buco nero, no, da evitare, e se il nero gioca re e5, a questo punto allora re d3. Vedete, il bianco entra per secondo nella coppia di case coniugate e questo costringe il nero ad arretrare e il bianco ad avanzare e continuare così. Però, diciamo, ecco, come vedete, ci siamo messi in una situazione potenzialmente pericolosa avanzando i nostri due pedoni prima che il re arrivasse, no, in sostegno. Quando i due pedoni erano avanzati, il re era ancora arretrato e il re, ecco, ha dovuto trovare una strada giusta fatta di un percorso zigzagante per poter difendere i propri pedoni senza occupare per primo la casa d3, una cosa potenzialmente pericolosa. Invece mettiamo che in questa situazione il bianco cosa fa? Avanza prima il suo re, avanza, benissimo, mette il suo re davanti ai suoi pedoni. A questo punto, solo a questo punto, il nero prova a tenere l'opposizione e cosa fa il bianco? Avanza uno dei suoi pedoni, il pedone davanti,
bloccando, fermando per un attimo quello dietro. Continua ad avanzare. Ecco, questa posizione, se il bianco avesse soltanto il pedone davanti, il pedone in sesta traversa, la posizione sarebbe patta. Perché sarebbe patta? Perché appunto in questa posizione il bianco, se non avesse l'altro pedone, dovrebbe giocare re e 6 e entreremo in una posizione di stallo. Ma qui si vede l'utilità del secondo pedone, anche se doppiato, ci regala un tempo per costringere il nero a muoversi e a questo punto poter subentrare con il nostro re e andare a promozione. Vedete come man mano che la posizione è meno favorevole, ecco qua che il concetto di avanzare il re prima di avanzare i pedoni diventa importante, sempre più importante, vedrete andando avanti, man mano che la situazione, quindi la vittoria diventa più sottile, più complicata, ecco qua che cerchiamo di semplificarcela avanzando il re prima di spingere i pedoni, che poi magari hanno bisogno di una difesa molto accurata per poter continuare ad essere una posizione vincente. Ora, i pedoni, diciamo, doppiati sono ancora più delicati se stanno sulla colonna G. Ovviamente se stessero sulla colonna H non ci darebbero la vittoria, no? Tanti, anche qualunque numero di pedoni sulla colonna H naturalmente non ci permette di vincere, perché come dire, il re nero si mette semplicemente nell'angoletto e tutti i pedoni del mondo sulla colonna H non possono toglierlo dall'angolo. Ma sulla colonna G la cosa è ancora più delicata. Vediamo a questo punto cosa succede. Allora, di nuovo mettiamo che il bianco dimentichi il consiglio e avanzi prima i suoi pedoni. Bene, a questo punto il re bianco va a difendere il pedone in G4, benissimo. Continuano a questo punto ad avanzare, come abbiamo visto prima. Mettiamo per appunto che il bianco si dimentichi di nuovo il consiglio di non muovere il pedone arretrato senza un buon motivo, no? Qui, come dire, re G5 sarebbe semplice, continuare ad avanzare il pedone davanti e lasciarsi il pedone arretrato per scorta di tempi, ma mettiamo che il bianco non voglia proprio sentir ragione, continui ad avanzare entrambi i pedoni. Ecco qua che qui la cosa si fa ancora più delicata. Perché? Perché, come abbiamo visto prima, ora qui re G6 naturalmente sarebbe stallo, quindi il bianco deve avanzare l'altro pedone e si potrebbe dire va bene, sarebbe stato meglio lasciarlo laggiù, però anche in G5 il tempo necessario ce lo regala lo stesso. Ma attenzione, questa è una situazione molto delicata che, come dire, ogni tanto si verifica. Succede che questo pedone arretrato, con il fatto che è avanzato, toglie anche al nero la casa H6. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il bianco a questo punto non può avanzare il suo re per andare a promozione, perché incredibilmente il re nero è in stallo anche in questa situazione di lato. Se il pedone G5 fosse stato, non so, in G2, in G3, in G4, il nero avrebbe potuto giocare re H6, il bianco avrebbe promosso, fine della partita. Ma paradossalmente il fatto di avere un pedone così avanzato vuol dire che va a togliere una casa preziosa per il re nero, per non finire in stallo. E allora a questo punto che si fa? Si potrebbe pensare, ai ai ai, abbiamo pasticciato, abbiamo perso, diciamo, abbiamo sprecato la vittoria. Per il bianco fortunatamente arriva in soccorso un trucco che però bisogna ricordarsi, ovvero andare a sacrificare il pedone davanti per poter portare a promozione il pedone dietro, grazie al fatto che adesso abbiamo l'opposizione. Quindi il fatto che il pedone in G5, come dire, ci toglie la possibilità di usare il pedone davanti, pedone frontale, per vincere, ma ci dà la possibilità di utilizzare quello arretrato per fare la stessa cosa, grazie al fatto che adesso, diciamo, possiamo portare il pedone a promozione e andare a vincere. Quindi questa è una situazione, vuol dire, pericolosa, ma dire, il campanello di allarme vi si deve accendere nel momento in cui i pedoni sono sulla colonna G. La colonna G è una colonna pericolosa per i pedoni, perché appunto il re nero è limitato nella sua libertà stando a bordo scacchiere, quindi, come dire, i rischi di stallo aumentano e quindi, come dire, dobbiamo stare attenti. Quindi la cosa migliore sarebbe stata, tornando alla posizione iniziale, avanzare di nuovo il re. Avanziamo il re, come vedete, avanziamo il re il più possibile, poi avanziamo il pedone frontale e quando c'è necessario, a questo punto, diciamo, qui non c'è neanche bisogno, semplicemente abbiamo conquistato l'opposizione e va bene. Ma se anche avessimo voluto
in questa posizione, conquistare l'opposizione. Qui non era necessario perché, come dire, eravamo già a correre sulla sesta traversa, ma se avessimo voluto conquistare l'opposizione, ecco qua. Solo a questo punto spingiamo il pedone arretrato e costringiamo l'avversario a muoverci e andiamo a prendere l'opposizione, no? Quindi se il nero gioca re f8, a questo punto avanziamo e andiamo a guadagnare l'opposizione senza, però con il pedone g ben arretrato che non ci fa correre nessun rischio. Bene, i pedoni doppiati hanno anche un altro problema, abbiamo detto non si possono difendere a vicenda, quindi se abbiamo il nostro re molto lontano è pericoloso perché appunto non possiamo fare quasi nulla perché il re nero, il re avversario vada a catturarli. In questo caso sembra proprio una di queste situazioni disperate, no? Sembra che il nero vada a catturare il pedone più avanzato, dopodiché diciamo si piazzerà davanti al nostro pedone più arretrato e sarà una posizione patta. Per nostra fortuna però, diciamo, i pedoni doppiati hanno uno strano modo di potersi difendere, ovvero giocando g4 tolgono al re nero la possibilità di avvicinarsi. Ovviamente il nero non può avvicinarsi di lato, diciamo, sulla traversa più arretrata, perché il pedone più avanzato a questo punto andrebbe a promozione. E cosa fa? Come vedete, il re nero ha bisogno di ben tre mosse per potersi portare all'attacco del pedone frontale, e tre mosse sono sufficienti in questo caso al re bianco per avvicinarsi. Quindi nonostante il re bianco sembri molto lontano, ma la geometria della scacchiera è a volte anomala, perché il percorso in diagonale, per quanto visivamente più lungo, in verità richiede lo stesso numero di case del percorso invece diciamo di altra forma. Quindi per quanto il re nero sembri molto più vicino del re bianco, in verità il re bianco fa in tempo a difendersi, a difendere i suoi pedoni. E in questo caso naturalmente torniamo alla situazione precedente. Altra situazione molto interessante. Qui i due pedoni, come vedete, avremmo voluto averli ad L, no? In modo che si difendessero tra di loro. Però purtroppo facciamo che non abbiamo fatto in tempo. I due pedoni sono affiancati e quindi il nero inevitabilmente ne catturerà uno di essi. Quale catturerà e come possiamo noi cercare di rendere la sua cattura, diciamo, quella sbagliata? Allora, cosa può fare il re bianco? Beh, non so, se il re bianco prova ad andare in g2, cercando in qualche modo di entrare di lato e sostenere il suo pedone g, purtroppo per lui il nero cattura il pedone g e conquista anche l'opposizione. Vedete, no? I due re si fronteggiano e tocca al bianco muovere, quindi, come dire, il nero ad aver guadagnato l'opposizione. Stessa cosa se il bianco prova a difendere il pedone e. Vedete, qui il bianco prova ad entrare sul pedone e, ma ops, e il nero cattura il pedone e. E allora cosa si può fare? Beh, la cosa migliore è lasciare il nero nel dubbio, quindi non dargli informazioni su quali pedone noi proveremo a difendere. E come facciamo? Non andiamo né in g2 né in e2, ma andiamo in f2. E adesso il nero quale dei due va a catturare? Nel momento in cui ne cattura uno, allora noi andiamo a difendere l'altro e siamo pronti, diciamo, a sostenere l'avanzata, grazie al fatto appunto che abbiamo l'opposizione. Il re nero deve togliersi da davanti e noi possiamo sostenere l'avanzata del nostro pedone. La cosa interessante è che specularmente la stessa cosa sarebbe avvenuta se il nero avesse catturato l'altro pedone, re g3, e di nuovo, diciamo, specularmente il nostro re avrebbe sostenuto l'avanzata del pedone g. Quindi questa è una situazione da ricordarsi, no? In cui praticamente dobbiamo mantenere la flessibilità, non scoprire le nostre carte, quindi lasciare l'avversario nel dubbio di quale pedone vogliamo andare a difendere. Vediamo, diciamo, ecco, arrivati a questo punto, che abbiamo visto finora pedoni, diciamo, noi con due pedoni e l'avversario con niente, complichiamo un po' la situazione, diamo all'avversario un pedone e vediamo che cosa succede. Cosa succede? Due pedoni contro uno. Beh, la situazione naturalmente si complica. Iniziamo da un caso che chiamerei un caso base, cioè noi abbiamo due pedoni affiancati, di nuovo liberi, passati, e l'avversario ha un solo pedone isolato che non è nelle due colonne, diciamo nelle colonne antistanti i nostri pedoni. Quindi, come dire, i pedoni non si fronteggiano, i nostri pedoni agiscono sulle colonne E ed F e l'avversario invece agisce su un'altra colonna. Allora, che cosa può fare qui il nero? Beh, ben poco. Vediamo, se il nero decidesse di avanzare subito, allora noi iniziamo l'avanzata dei nostri pedoni, no? I re si fronteggiano, con i re non possiamo fare nient'altro, abbiamo consigliato di avanzare i re il più possibile, ma qui i re sono già bloccati uno contro l'altro, e iniziamo ad avanzare i pedoni. Cosa può fare il nero? Mettiamo che avanzi anche lui i suoi pedoni. Beh, il fatto è che l'avanzata del pedone serve a poco, perché, come dire, il nostro re è pronto a catturarlo
nel corso della sua avanzata. Quindi possiamo avanzare tranquillamente i nostri pedoni e, diciamo, poi andare a catturare il pedone isolato che a questo punto non ha più possibilità di avanzare. Sembrerebbe quindi, come dire, che il nero, andando ad avanzare il pedone, ci ha fatto quasi un favore, no? Ci ha mandato il suo pedone in bocca, ci ha permesso di catturarlo. E allora, forse in questo caso, ci viene da dire, la cosa migliore per il nero sarebbe attendere e lasciare il suo pedone in B7, così almeno facciamo fatica ad andarlo a catturare, se vogliamo catturarlo. Ma se il nero attende, cosa facciamo noi? Continuiamo ad avanzare i pedoni. Avanziamo, a un certo punto naturalmente l'avanzata dei nostri pedoni è, diciamo, ovviamente qui siamo a un passo dal dargli matto, anche perché ricordiamo che in questo caso il pericolo di stallo non c'è, perché appunto il nero ha sempre delle mosse libere da poter fare, quindi non so, se qui il nero decidesse di avanzare ulteriormente, beh, a questo punto grazie, perché non c'è stallo. Se il nero non avesse il pedone, questo sarebbe stallo, ma in questa situazione è costretto a muovere e noi andiamo a dargli uno scaccomatto iconico, diciamo, con entrambi i pedoni. Quindi arrivato a un certo punto il nero non può attendere all'infinito e magari può provare ad avanzare il suo pedone. Nel momento in cui il nostro re è molto avanzato, se non stiamo attenti, magari anche il suo pedone può andare a promozione. Però, per sua sfortuna, magari dopo uno scacco che ci mette i nostri pedoni, diciamo uno difeso con l'altro, in questo caso possiamo semplicemente ignorare il suo pedone, no? E andare a promozione con il nostro, grazie al fatto che il suo pedone è ben, quindi avendo il nero atteso, diciamo, il suo pedone è rimasto molto indietro nella corsa alla promozione. Ma se anche non avessimo voluto calcolare niente, semplicemente nel momento in cui il suo pedone inizia ad avanzare, noi lo intercettiamo e andiamo a catturarlo. Quindi qui il nero non può fare niente per perdere il suo pedone. Quindi, come vedete, questa situazione è una situazione, se possibile, ancora più semplice di quella in cui il nero non ha nessun pedone. Perché? Perché ci mette al riparo dal rischio di stallo. Dato che il nero ha sempre possibilità di eseguire una mossa, diciamo, possiamo avanzare i nostri pedoni senza correre il rischio di dare stallo all'avversario. Diverso, invece molto più complicato, è il caso in cui il pedone nero sia, diciamo, sulle colonne dei nostri pedoni. Allora, iniziamo ad analizzare questo caso base, ovvero in cui i pedoni sono bloccati tra di loro. Quindi il pedone avversario non solo è sulla colonna, diciamo, di uno dei nostri due pedoni, ma blocca l'avanzata proprio di uno di essi. Ecco, come giudicare questa posizione? Questa è una posizione che dobbiamo imparare a giudicare a colpo d'occhio. Perché? Perché è una posizione in cui si può rientrare in tanti modi, poi nelle varianti che vedremo dopo. Qui che cosa succede? Naturalmente noi vorremmo avanzare il nostro re e andare a sostenere l'avanzata dei nostri pedoni, però per nostra sfortuna partiamo dal caso in cui l'avversario ha l'opposizione, quindi noi ci muoviamo e l'avversario si muove a sua volta. Allora, dato che non c'è spazio appunto per entrare, diciamo, sulle colonne B, C o D, che cosa facciamo noi? Minacciamo l'ingresso dall'altra parte del blocco pedonale. E quindi cosa deve fare il nero? A sua volta il nero deve essere pronto, diciamo, a bloccarci sulla casa G6 prima che noi arriviamo sulla casa G5. Questo è un po' lo scopo del nero. Però qual è il problema? Che il nero deve contemporaneamente controllare quindi il nostro ingresso sulla colonna G, ma anche essere pronto a tornare indietro se no, anche noi decidiamo di provare a tornare indietro sulle colonne C e D. In qualche modo, diciamo, noi qui stiamo minacciando, nel momento in cui arriviamo, non so, ecco, sulla casa F3, noi in questo momento minacciamo sia di entrare in D4 sia di entrare in G5. Come vedete abbiamo due possibili percorsi e il re nero deve essere pronto a bloccare entrambi e non è facile. Torniamo un attimo indietro, re di 3, re di 5, re 3. E qui cosa può fare il nero? Deve stare attento, perché? Perché se prova subito a portarsi in G6, allora no, ci libera la casa D4. Ed ecco qua che qui abbiamo conquistato non solo la quarta traversa, ma abbiamo anche conquistato l'opposizione, perché lui torna indietro, noi avanziamo e poi uno scacco e siamo pronti a catturare il secondo pedone. Una volta abbiamo catturato il secondo pedone, ritorniamo al caso base. Noi abbiamo due pedoni e lui nessuno ed è facilmente vinta. Quindi in questa posizione lui non può subito andare in G6, deve continuare a controllare la casa D4 e può farlo solo nelle case D5 e C5. Bene, noi re F3 siamo pronti ad andare in G5, abbiamo tre mosse e lui, diciamo, ne ha bisogno di più mosse per arrivare in G6. Quindi in qualche modo
non fa in tempo. Come vedete, noi due mosse siamo in G5 e lui ha bisogno di tre mosse per arrivare in G6. E quindi abbiamo di nuovo vinto. Può provare a difendere il pedone con R6, ma diciamo le sue case disponibili per difendere il pedone sono finite. Conquistiamo il pedone e conquistiamo la partita. Bene, quindi come dire, questa è una situazione in cui si vince portando il nostro re nella casa F3 e minacciando contemporaneamente di entrare in G5 con tre mosse o di entrare in D4 con due mosse. L'avversario non può difendere entrambi gli ingressi allo stesso modo. Attenzione, attenzione, in questa situazione non bisogna lasciarsi tentare dall'idea di sacrificare il pedone davanti, il pedone frontale, per poter facilitare l'ingresso del nostro re. In qualche caso, diciamo, può funzionare per motivi tattici, diciamo, se siamo su una certa colonna o siamo su una certa, diciamo, traversa, ma in generale è un approccio molto pericoloso e, come vedete, soprattutto non necessario, ecco. Però vediamo cosa succede se noi andiamo a avanzare il pedone, no? È vero che il nostro re a questo punto può entrare e può andare a catturare il pedone avversario, ma per nostra sfortuna, diciamo, l'avversario conquista l'opposizione e quindi il fatto di essere passati da due pedoni contro uno a uno contro zero non è stata una buona idea. Bene, quindi ricordiamoci questo caso base con i pedoni bloccati che è, diciamo, facilmente vincente. Bene, adesso andiamo a vedere il caso in cui questi, ecco, pedoni, vediamo un altro paio di situazioni, questi pedoni bloccati sono più arretrati. Allora, non sono solo più arretrati, quindi passiamo dalla quarta e quinta traversa, i nostri pedoni passano alla terza e quarta, quindi sono più arretrati. E soprattutto, diciamo, il pedone avversario è sulla colonna B, e questo fatto sarà importante. Perché? Andiamo a vedere. Che cosa succede? In questo tipo di posizioni il nero, naturalmente, in questo caso il nostro re è già sulla traversa del pedone avversario, quindi, come dire, il nero non può semplicemente fronteggiare il nostro re con l'opposizione su traverse, non può giocare re, voglio dire, in questa posizione dopo re F4 non può giocare re F6, perché noi semplicemente, diciamo, slittiamo fino al pedone B e lo andiamo a catturare. Quindi dopo re F4 il nero deve cercare di bloccarci, no? Sulla, diciamo, con un'opposizione su colonne. Re D5, re F5, e a questo punto però l'opposizione ce l'abbiamo noi sulle colonne. Quindi l'avversario, il nero, cosa fa? Se prova naturalmente ad arretrare, beh, qui noi entriamo e di nuovo andiamo a catturare, no, il pedone B4 senza problemi. Lui si allontana, noi entriamo e piano piano, diciamo, lo andiamo a catturare. Quindi cosa fa il nero? Prova a crearsi un controgioco basato sul fatto che rispetto a prima adesso è tutto spostato di una colonna verso il basso, quindi una volta che lui conquisterà il pedone B, catturerà il pedone B, il suo pedone sarà solo tre case dalla promozione. Quindi, come dire, va un attimo calcolato. Noi, diciamo, nel momento in cui il re nero gioca re C3, quindi non è più in grado di fermare il nostro pedone, allora noi andiamo ad avanzare il pedone. Tutti e due i pedoni avanzeranno e arriviamo in una situazione in cui il nero è solo un passo da promozione. E qui dobbiamo ritornare al video precedente. Come giudicare questa posizione? Beh, questa posizione va giudicata, diciamo, serve la conoscenza di questa posizione. È difficile analizzarla in partita viva se non la si conosce. Ricordate che, diciamo, il nero patta su certi tipi di colonne e perde se il suo pedone ha un passo dalla promozione su altre colonne. Sulla colonna B, dove, diciamo, va ricordato che il nero in questo caso perde. Perché perde? Perché in qualche modo il bianco può costringere il re avversario ad andare davanti al suo pedone. E nel momento in cui il re nero si mette davanti al suo pedone e il pedone non può avanzare, ecco qua che il bianco ha guadagnato un tempo che può utilizzare per avvicinare il suo re. Andiamo a vedere un esempio, no? Donna A2, il pedone non può avanzare, chiaramente c'è dietro il re. Donna C4 scacco, il re non vuole mettersi davanti al suo pedone, quindi si allontana. Ma donna B3 scacco attacca il re e attacca il pedone. Il re nero deve avvicinarsi. Donna C3 scacco, attacca il pedone, attacca il re. Il re nero è costretto ad andare davanti al pedone per difenderlo. Naturalmente, se si allontana, addio pedone. Una volta che il re nero è davanti al pedone, il pedone quindi è bloccato, il bianco avvicina il re. Si ripete questa manovra finché, come dire, il re bianco non si avvicina a sufficienza per andare a guadagnare il pedone. Questo è lo schema. Quindi, diciamo, in questa posizione iniziale, ecco, dobbiamo valutare l'esito della posizione sulla base del pedone
che il nero riuscirà a crearsi come passato. Tanto per dire, se questa posizione la spostiamo quindi di una colonna verso destra, quindi il pedone B si trasforma in il pedone C, ora questa posizione diventa patta, sorprendentemente. Quindi vedete com'è a volte difficile, per certi versi, il gioco degli scacchi, ma è anche relativamente facile nel momento in cui si riesce a mettere insieme i pezzi giusti di conoscenza. Se noi sappiamo che il pedone C contro la donna avversaria, quindi il pedone C2 contro la donna è patta, ecco qua che è molto più facile giudicare questa posizione. Stessa cosa di prima, il re nero va a catturare il pedone bianco, l'altro pedone si mette in moto, il bianco va a promozione e il nero è un passo dalla promozione. Qui che cosa succede? Donna C4, re D1. Qui il bianco non ha modo di costringere il nero a mettersi davanti al suo pedone. Non so, donna C4 e qui può farlo, diciamo, re E1, scacco, re D1, scacco, il nero mette il suo re davanti al pedone, ok, sembra che abbiamo ottenuto qualcosa, ma adesso che cosa succede? Il nero non esce più sulla colonna D, anche perché non può, e va sulla colonna B, anzi, ancora meglio, sulla colonna B2, sulla casa B2, in modo che il pedone sia pronto ad andare a promozione. Qui cosa succede? Che se il bianco ripete la stessa cosa di prima, scacco, scacco e scacco, ora il re nero, ricorderete, non è tenuto ad andare davanti al suo pedone, cosa che lo porterebbe alla sconfitta con il re bianco che si avvicina, ma può andare in A1. Ecco l'idea, ecco perché il pedone C è diverso dal pedone B, perché a questo punto, se il bianco cattura il pedone, ops, è stallo. Vedete, no, le case intorno al re nero sono interdette dalla presenza della donna. Ecco perché il pedone C patta e il pedone B perde. Ora, questo per dire, no, vedete questo concetto come va inserito in un concetto più ampio. Quindi questo finale di questo tipo viene giudicato sulla base di, naturalmente, la traversa. Più siamo in avanti e più, naturalmente, quando il re nero proverà ad andare a catturare il pedone arretrato, il pedone nostro sarà più vicino alla promozione. Quindi, chiaramente, se spostiamo questo di una traversa o due traverse verso l'alto, è tutto più semplice, ma anche sulla base della colonna in cui è presente il pedone avversario. Come vedete, bisogna mettere insieme un po' di conoscenze per giudicare questo tipo di finali. Bene. Adesso, giudicato, quindi capito la posizione in cui i pedoni bianchi e il pedone nero sono reciprocamente bloccati, andiamo invece a valutare la posizione in cui il pedone nero è sulla stessa colonna di uno dei pedoni bianchi, ma non sono ancora bloccati. Quindi il pedone nero non è, diciamo, in F5, come abbiamo visto prima, no? La posizione in cui i due pedoni bianchi erano bloccati e il pedone nero era in F5. Bene. Cosa può fare? Quindi cosa deve fare qui il bianco? Allora, deve in qualche modo cercare di rientrare nella posizione che abbiamo visto prima, o in alternativa, se il nero non fa niente, naturalmente, per avanzare il suo pedone, continuare ad avanzare i propri pedoni e restringere man mano il campo d'azione del nero. Ora, da un punto di vista logico, il candidato alla promozione, se così possiamo dire, è il pedone E, che è il pedone che non ha avversari davanti. Il pedone F viene proprio fisicamente bloccato dall'omologo. Quindi cosa fa il bianco? Iniziamo a giocare E4, anche perché E5, scacco, può essere utile. E poi, come detto, quindi il pedone E è, da un punto di vista logico, il candidato. Ora, non è che F4 sia una mossa perdente, però ecco, se qui nero risponde F5, e improvvisamente siamo entrati in una situazione diversa da quelle che abbiamo visto prima, no? Perché adesso, chiaramente, se giochiamo E4, l'avversario ringrazia e va a pattare questa posizione perché ha ottenuto l'opposizione. Quindi, come vedete, è un attimo sbagliare tutto. Quindi dopo F4, ecco qua che, come dire, abbiamo scelto di avanzare il pedone sbagliato. Si vince anche questa posizione, ma con tutto un altro ragionamento, con tutto un altro schema. Ma noi, appunto, semplifichiamoci la vita. E4. L'avversario cosa può fare? Di certo non può giocare F5, no, ci regalerebbe il pedone, sarebbe troppo. Diciamo che oscilla con il suo re, impedendoci ancora comunque di avanzare. E noi avanziamo con F4. Bene, a questo punto cosa succede? Se l'avversario gioca F5, E5. E siamo rientrati nello schema che abbiamo visto prima. Vedete perché è necessario, diciamo, conoscere gli schemi base per poi capire gli schemi più complessi, no? Se diciamo non avessimo visto il giudizio su questa posizione, non avessimo messo a punto il giudizio su questa posizione, avremmo avuto dei dubbi magari in partita: cosa faccio? Catturo? Cosa faccio? Sto fermo? Avanzo? Invece no, conoscendo la posizione subito avanzo, e qui naturalmente il nero deve arretrare, noi avanziamo e poi andiamo a catturare l'altro pedone e fine della partita.
Quindi che succede? In questa posizione F5 non è possibile e il nero diciamo che continua a oscillare. Bene, avanziamo, mettiamo il re dietro pronto ad avanzare ancora con l'altro pedone. Qui che succede? Dopo F5 di nuovo re D4 e siamo nella stessa situazione di prima. Quindi il nero non gioca F5, mettiamo che provi a invece cambiare i pedoni sulla in E5. Se qui noi non facciamo niente, o peggio ancora se catturiamo, naturalmente il nero patta questa posizione. Ma noi cosa facciamo? Diamo scacco e avanziamo il pedone. Ecco qua che abbiamo creato di nuovo la stessa posizione, ma oltretutto anche una riga, una traversa più avanti. Quindi dovrebbe essere ancora più semplice. A questo punto, di nuovo, che succede? Grazie al fatto che abbiamo, diciamo, il pedone così vicino alla promozione, possiamo anche azzardare quella manovra che prima vi ho sconsigliato, ovvero in qualche modo in questa posizione è possibile anche avanzare il pedone, sacrificare il pedone anteriore. Come detto, molto pericoloso in questo caso, solo in questo caso funzionerebbe. Perché? Perché quando andiamo a catturare il pedone, è vero che l'avversario ha l'opposizione, ma essendo sulla stessa traversa possiamo vincere anche senza opposizione. Quindi, come vedete, avanziamo il pedone. Qui se il nero avesse una nona traversa andrebbe indietro e patterebbe, ma purtroppo per lui non esiste la nona traversa, deve giocare re G7 e noi andiamo a promozione. Quindi, ok, questa possibilità esiste, è molto pericolosa. Invece molto più semplice è utilizzare il nostro re, come dire, per aggirare il re avversario. Perché? Perché a questo punto, se l'avversario prova a giocare re c7, noi abbiamo avanzato di nuovo il re di una traversa, quindi eravamo sulla quarta e l'abbiamo portato in c5 e possiamo continuare così fino a spingere l'avversario sul bordo. Oppure se l'avversario decide di provare a rifarsi sul pedone più arretrato e provare a portare a promozione il suo pedone, capite bene che il suo pedone qui è molto lontano dalla promozione, mentre il nostro è vicinissimo alla promozione, e quindi questa è una posizione chiaramente senza speranza. Questa posizione sarebbe patta soltanto con il pedone in F2, è come dire a tre tempi indietro il nostro, e qui andiamo semplicemente a catturare il pedone, tra l'altro, e buonanotte. Ma si poteva anche semplicemente portare la donna nella casa di promozione e a questo punto il pedone non poteva più avanzare. Bene, quindi, come dire, una posizione del genere non ci procura nessun problema. Cosa succede invece se il nero ha già avanzato il suo pedone in F5? E qui bisogna stare un pochino attenti. Di nuovo, F4, tanto per dire quello abbiamo detto prima, è sconsigliabile, di nuovo, non perché sia perdente o non vinca, però, come dire, crea una posizione con il nostro pedone arretrato in cui dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, ed è un attimo, diciamo, la posizione appesa a un filo, la possibilità di vittoria. Cosa facciamo? Possiamo subito spingere in E4? Ora, l'avversario può catturare qui, è importante, diciamo, capire come ricatturare. Se in questo caso possiamo naturalmente ricatturare soltanto di re, ma la cosa importante è giudicare che dopo la ricattura abbiamo un tempo a disposizione per l'opposizione. Però, come dire, anche questa è una vittoria che si regge sul singolo tempo. Da un punto di vista logico, la cosa migliore qual è? Tornando indietro, no? Noi vogliamo di nuovo spingere in E4, ma vogliamo che il nostro pedone E4 sia il candidato alla promozione, quindi in qualche modo sia quello che sopravvive. Quindi non vogliamo giocare subito E4 e, diciamo, permettere al pedone di far scomparire il nostro pedone e, diciamo, riuscire a vincere, diciamo, miracolosamente, diciamo così, soltanto grazie al fatto che abbiamo questo tempo di riserva per guadagnare l'opposizione. Nella posizione iniziale noi possiamo giocare semplicemente F3. Allora, se l'avversario prova a giocare G4, ok, giochiamo re E4 e lo ringraziamo per il pedone. Se invece il nostro avversario non fa nulla, allora a questo punto giochiamo E4. E dopo presa in E4, qui bisogna stare attenti. Naturalmente riprendere di pedone non è una buona idea, perché il nostro avversario avrebbe l'opposizione. Riprendiamo di re e abbiamo l'opposizione e andiamo a vincere. Come vedete, si vince in tanti modi, però l'importante è avere un piano chiaro e, come dire, non affidarsi alla casualità, al gratta e vinci. Cioè, riusciamo a vincere soltanto grazie al fatto che, ops, meno male che abbiamo questa mossa, perché altrimenti non avremmo vinto. Cioè, è importante avere un piano chiaro. Qui si può giocare sostanzialmente qualunque cosa. Il bianco può anche arretrare il suo re e fare tutta una serie di manovre. Però, come dire, la cosa più logica, secondo me, è giocare F3, preparare E4 e poi dopo andare a ricatturare di re
e guadagnare semplicemente l'opposizione e vincere. Cosa succede, diciamo, se i pedoni sono più avanzati? Quindi i nostri pedoni sono più avanzati, già il pedone avversario è più arretrato e ci siamo spostati tutti verso la colonna G. Allora, quando i pedoni sono avanzati, diciamo, si creano dei tatticismi, diciamo, che normalmente magari non si creerebbero una o due traverse più in basso, legati alla promozione. Che cosa intendo? Mettiamo che il nostro avversario, in questa posizione, tanto per dire, mettiamo il nostro avversario giochi... Allora, tocca a noi innanzitutto. Quindi cosa facciamo? Avanziamo il pedone F, il nostro candidato alla promozione. Noi abbiamo detto che è il pedone che non ha opposizione sulla sua colonna, mentre il pedone G è bloccato dal pedone G avversario, il nostro pedone F è il candidato naturale alla promozione, noi lo avanziamo. Cosa succede? Se l'avversario gioca G5, ad esempio, no? Veniamo a creare una posizione bloccata di quelle che abbiamo visto prima, che sappiamo già che è vinta, ma in questo caso... Solo in questo caso, appunto, proprio perché siamo vicini alla promozione, possiamo anche persino andare a catturare. Grazie al fatto che, ecco qua, i nostri due pedoni adesso si difendono a vicenda. L'avversario, ricordate, no, è costretto a fare questo lungo percorso per tornare indietro. E noi possiamo... Ricordate in che posizione siamo arrivati? Non assolutamente giocare re F7, perché appunto l'avversario, ricordate, con il nostro pedone in G5 è in stallo perché non può andare in H6. Possiamo quindi sacrificare il pedone frontale e andare a vincere grazie all'opposizione. Ok, questa, come dire, è una vittoria brillante grazie al fatto che i nostri pedoni sono molto avanzati. Quindi, come vedete, il fatto che i pedoni sono avanzati introducono dei temi che normalmente non sarebbero possibili. Quindi dopo G5, invece di, come dire, vincere in modo tematico, giocando re 4 e poi dopo avanzando il nostro pedone, andando a catturare il suo pedone G5, possiamo giocare brillantemente questa sequenza, ma, come dire, è sconsigliabile, è soltanto per farvi capire quanto anche queste posizioni semplificate possono essere ricche di dettagli. Mettiamo però che il nostro avversario non faccia niente di tutto questo, è semplicemente attenda. Noi avanziamo e lui attende, noi avanziamo ancora di più. Ecco qui, attenzione, il fatto che i nostri pedoni sono molto avanzati fa sì che noi non siamo, diciamo, qui potremmo semplicemente continuare tenendo l'opposizione. Avanziamo in C6, lui naturalmente non può andare in nessuna delle due case, è costretto ad arretrare, noi entriamo con il nostro re e quindi in qualche modo, nel momento in cui il nostro re è in sesta traversa, come sapete, possiamo avanzare qui grazie al fatto che siamo nella sesta traversa. Praticamente ogni mossa vince F per G6, grazie al fatto che siamo sulla sesta traversa, il nostro pedone adesso in settima e l'avversario è costretto a muoversi, vince ancora meglio re F6, andando a guadagnare anche qui, costringendo l'avversario a muoversi e avanzando. Quindi, come dire, il metodo più semplice sarebbe avanzare il re fino alla sesta traversa e dopodiché avanzare il pedone e via, qualunque ricattura funziona. Però grazie al fatto che i nostri pedoni sono molto avanzati, ecco qua che possiamo permetterci il lusso di, come dire, bloccarli in una posizione più arretrata, grazie al fatto che quando l'avversario, diciamo, prova a avvicinarsi e noi andiamo a controllare, lui si allontana e a questo punto, grazie al fatto che questo pedone è soltanto due case dalla promozione, possiamo giocare F6. Ora attenzione, re G6, re 8 e qui, ecco, è importante capire che se stessimo una riga più in basso, il nero qui avrebbe potuto pattare, grazie al fatto che dopo G7, se qui il nero potesse portarsi nella casa F9, diciamo, andrebbe a pattare. Per sua sfortuna siamo sull'ultima traversa, lui è sull'ultima traversa, non c'è nessuna nona traversa e quindi andiamo a vincere. Quindi grazie al fatto che il nostro pedone è avanzato possiamo permetterci questo tatticismo. Ora di nuovo non è necessario, magari anche meglio evitarlo, però come dire fa parte di quell'arsenale, no, che ognuno di noi deve costruirsi. Magari in una situazione leggermente diversa questa vittoria può essere l'unica possibile, oppure magari nella difficoltà della partita, no? Nella tensione della partita vediamo questa idea funziona e non ne cerchiamo altre. Come dire, quando si ha una ricchezza di idee a disposizione vincenti, come dire, magari in quel momento una ci appare più limpida, più chiara, più logica delle altre. L'importante è saperla. Quindi, come dire, in questa posizione di nuovo possiamo avvicinare il re e spingere poi il pedone sulla sesta e ricatturare come vogliamo, oppure spingere il pedone preventivamente sulla sesta grazie al fatto che ora quando spingiamo l'altro pedone arretrato il nostro
il nostro pedone G non può più essere fermato perché l'avversario non ha spazio a sufficienza sulla scacchiera per portarsi sulla colonna F. Quindi qui lui non ha modo di portarsi sulla colonna F, dovrebbe andare in F9, ma F9 non c'è. Ora, il bordo della scacchiera, quindi abbiamo capito che può essere croce o delizia, no? Quando diciamo impedisce al nostro avversario di fare determinate manovre, ci viene in aiuto. Altre volte invece, come dire, ci costringe, ci impedisce di fare delle manovre che vorremmo noi. In generale, ecco, quando abbiamo pedoni sul bordo, le cose dobbiamo stare molto più attenti. Perché? Perché il rischio è che dopo i cambi, come in questo caso, se noi rimaniamo con il pedone H, indipendentemente da tutto il resto, da quanto il pedone è avanzato, dall'opposizione, rischiamo di entrare in una posizione batta. Faccio un esempio. Se qui il bianco semplicemente spinge i pedoni, ecco qua che nonostante l'opposizione che abbiamo conquistato, la posizione è pari, perché il pedone H non può andare a promozione da solo, il re nero si mette nell'angoletto, oscilla e noi non possiamo fare niente per cacciarlo via. Quindi che cosa dobbiamo fare? Evitare, diciamo, il avanzate premature, importante questo, iniziare a manovrare con il nostro re per in qualche modo entrare in una posizione più forte. Il nostro re qui, quindi re G4, può sembrare anomalo, diciamo, arretrare, no? Sembrava che il nostro re fosse posizionato nella casa migliore, però non è così. E noi non dobbiamo aver paura di arretrare e di perdere momentaneamente l'opposizione, perché abbiamo tanti tempi a disposizione. Questi pedoni possono muoversi tante volte prima di arrivare sulla quarta traversa. Abbiamo teoricamente quattro tempi a disposizione, no? Due per ogni pedone. Quindi, come dire, l'avversario non può attendere, mentre lui naturalmente non può avanzare il pedone, perché più lo avanza e più lo rende vulnerabile. Quindi noi iniziamo a oscillare, lui prova a bloccarci, fa niente, noi proviamo a creare un lungo percorso, lui si oppone, ecco qua. Possiamo giocare in questo caso G3, H3, diciamo che giochiamo G4. Bene, lui prova in qualche modo ancora a impedirci di avanzare e qui bisogna fare attenzione. Abbiamo usato due tempi, diciamo, se noi adesso giochiamo H4, utilizziamo tutti gli altri tempi che abbiamo a disposizione, lui conquista l'opposizione e improvvisamente non è più vinta. Quindi che cosa dobbiamo fare? Possiamo pensare di oscillare con il re, ma il problema è che dopo re F6 lui minaccia re G5, entrando con il suo re ad attaccare i nostri pedoni, quindi noi dobbiamo tornare indietro. E allora che succede? Abbiamo sprecato la vittoria? No! Abbiamo utilizzato due tempi con una prima spinta di pedone, e forse, diciamo, possiamo anche pensare che avremmo potuto usarne anche uno. L'importante in questo caso, come dire, utilizzare bene i due tempi che ci sono rimasti. Quindi H3, l'avversario si muove, e ora H4. Abbiamo adesso l'opposizione. Abbiamo l'opposizione nel momento in cui l'avversario non può più entrare sulla colonna G. Quindi re E6, re F6, ecco qua che il nostro re è pronto a fare il percorso intorno, perché l'avversario non può entrare in G5 come abbiamo visto prima. A questo punto abbiamo l'opposizione, il nostro avversario però l'ha riconquistata anche se ci ha regalato una traversa, quindi abbiamo conquistato una traversa ma abbiamo perso di nuovo l'opposizione. E allora cosa facciamo? Abbiamo un altro tempo, non dobbiamo spingere di nuovo, perché spingere vorrebbe dire ritrovarsi o con l'avversario che ha l'opposizione davanti al nostro pedone o con il pedone H che da solo non vince. Quindi quando i pedoni sono quando abbiamo pedoni sulla colonna H, attenzione a spingere, pensiamoci non due ma 10 volte. E quindi evitiamo i cambi, giochiamo H5, utilizziamo questo tempo per riconquistare l'opposizione. Il nostro avversario è costretto a muoversi e noi di nuovo lo facciamo una manovra di accerchiamento. E a questo punto, piano piano, andiamo a catturare il pedone H6 e a questo punto, diciamo, è finita la partita. Abbiamo due pedoni contro niente e abbiamo facilmente a vincere. Attenzione, in qualche caso la cosa è ancora più complicata. Qui non solo abbiamo i pedoni sulla colonna H, ma abbiamo anche già utilizzato due tempi, quindi come dire siamo a corto di tempi e il nostro avversario ha anche il re molto attivo. E qui bisogna stare attenti, perché qui è un attimo che la posizione diventa pari. Ad esempio, se noi giocassimo la naturale re F2,
l'avversario giocherebbe re f6 e avrebbe quella che viene chiamata l'opposizione distante. Quindi l'opposizione, ricorderete, no, cioè o l'opposizione diciamo ravvicinata, quando i due re sono separati da una sola casa, oppure l'opposizione distante quando sono separati da tre case, sempre però un numero dispari, no? In modo che naturalmente se uno dei due re si avvicina, l'altro può avvicinarsi, dato che rimane sempre una casa in mezzo, quindi o uno o tre case, quindi una sola casa in mezzo, opposizione vicina, tre case in mezzo, opposizione distante. Quindi dopo re f2, re f6, c'è l'opposizione distante, re f3, re f5, ed ecco qua, opposizione ravvicinata. In ogni caso il nero ha l'opposizione. Invece che cosa succede? Allora direte, che cosa deve fare? Beh, il nero è nella casa f5, il bianco vorrebbe stare nella casa f3, avere l'opposizione vicina, ma non può. Ma se non può avere l'opposizione vicina, può avere però l'opposizione distante, no? Quella in cui ci sono tre case in mezzo. E allora re f1. Al di là del fatto che questa mossa sia vincente o meno, mettiamo pure che non abbiamo calcolato niente, però è, diciamo, naturale andare a conquistarla questa opposizione. Come dire, intanto la conquistiamo, poi andiamo a vedere. Re 5, re 1, manteniamo l'opposizione distante. Voi direte, va bene, ma distante per distante, quando ci avviciniamo? Va bene, re d5, attenzione, ora re f2, perché l'avversario, ricorderete, voleva l'opposizione distante in f6, ma adesso non può più farlo. Quindi noi abbiamo fatto sostanzialmente una triangolazione, viene chiamata, quindi ci abbiamo messo tre case, tre mosse per andare dove saremmo potuti andare con una mossa sola. Però in questo modo abbiamo costretto l'avversario ad allontanarsi dalla casa in cui sarebbe voluto stare. Re d4 prova al nero ad avere l'opposizione in diagonale, ma non funziona allo stesso modo. Re f3, l'avversario vorrebbe stare in f5, ma non può. Re e 5, ecco qua che abbiamo noi conquistato l'opposizione vicina. Si muove e attenzione, adesso non naturalmente re f3, che non ci darebbe nessun progresso, no? Se continuassimo ad oscillare, ma dopo re 3, re f5, qui andiamo a questo punto nella manovra di accerchiamento. Perché? Perché l'avversario non ha accesso alla casa f4, quindi utilizziamo il nostro pedone per limitare le possibilità dell'avversario nel conquistare l'opposizione. Deve arretrare e di nuovo conquistiamo l'opposizione e continuiamo così, diciamo, man mano che l'avversario poi si avvicina. Qui in questo caso abbiamo già l'opposizione, quindi se lui deve muoversi, noi possiamo iniziare diciamo la manovra di accerchiamento, ma in questo caso, ricorderete, no, se avessimo avuto necessità avremmo avuto un altro tempo di spinta del pedone H per conquistare l'opposizione. Quindi evitare spinte che possano generare cambi, ma semplicemente guadagnare l'opposizione ed avanzare gradualmente. Ora, questo, diciamo, è un caso limite, un caso veramente sfortunato, in cui non solo il nostro re, quindi abbiamo i pedoni H, che già sono pedoni sfortunati, ma il nostro re è anche molto lontano e in qualche modo quindi fa fatica ad avvicinarsi ai suoi pedoni. Allora cosa bisogna fare? Qui bisogna stare attenti, perché se il bianco prova, diciamo, a rientrare a fianco ai suoi pedoni, scopre che il nero conquista l'opposizione. Il bianco non può utilizzare i suoi pedoni per conquistare tempi, perché qui ad esempio se il bianco gioca H3, ops, il re nero si avvicina e cattura il pedone G e va a pattare. Quindi, come dire, questa situazione fa sì che i pedoni non possano essere spinti. Allora cosa deve fare il bianco? Deve allontanare il re nero dai suoi pedoni. Quindi prima gioca re d6, il re nero tiene l'opposizione, sì, ma adesso si è allontanato dai pedoni. Allora il bianco fa in tempo a utilizzare i pedoni per avanzare e entrambi, quindi ha due tempi a disposizione per poterli di nuovo mettere affiancati. Quindi h3, il nero non vuole perdere l'opposizione, gioca h6, re d7, minacciando l'ingresso alle spalle, re f7, g3, ecco qua che il bianco ha avanzato tutti i due pedoni e adesso sta di nuovo al nero muovere. Per evitare di perdere l'opposizione, di nuovo muove il suo pedone. Ops! E a questo punto, finiti i tempi, e il bianco ha conquistato l'opposizione. Il re nero deve muoversi, e qui cosa deve fare? Se il re nero arretra, allora a questo punto il bianco, diciamo, si avvicina e va a catturare il pedone. Il nero può far poco perché è sempre dalla parte sbagliata dell'opposizione. Se invece in questa posizione il re nero prova ad andare a catturare il pedone G, ma a questo punto il bianco fa in tempo a attaccare il pedone avversario e difendere il proprio. Quindi il fatto di aver costretto l'avversario ad avanzare il suo pedone è servito proprio a questo. Cioè prima, all'inizio, il pedone nero era in H7, quindi il bianco in qualche modo avrebbe, se avesse
diciamo, non poteva contemporaneamente attaccare il pedone avversario e difendere il suo, erano distantissimi il suo pedone H2 dal pedone nero in H7. Invece, al termine di tutta questa lunga manovra di tempi e controtempi, i due pedoni H sono venuti a contatto. E quindi il bianco può attaccare il pedone H5 e difendere il suo pedone H4. Ok, qui siamo già in posizioni molto complicate, però per farvi capire come questi finali, seppur con soli pochi pedoni sulla scacchiera, nascondono veramente delle manovre molto interessanti. Ok, andiamo a vedere qualche caso preso dalla pratica, no? Che è un po' più divertente. Allora, qui abbiamo questa partita tra due fortissimi grandi maestri, Sarana e Tari. Il nero, giustamente, cosa fa? Cambia le donne e entra in un finale di pedoni che deve essere vinto. Purtroppo per lui però sbaglia subito. Perché? Perché permette al bianco di giocare la manovra di liberazione G4. Qui invece bisogna, giocando l'erronea re F6 e preparandosi quindi ad entrare con il suo re sul lato di donna. Ma in questo modo appunto si permette la liberazione G4. Invece era meglio, anzi l'unica mossa vincente, re G5 per impedire G4. Il bianco a questo punto avrebbe avuto ben poco da poter fare, perché se avesse provato a avanzare il suo pedone, niente, è finita l'avanzata dei suoi pedoni. E quindi qui, naturalmente, se si fosse allontanato con il re, allora a questo punto re F6 sì, perché G4 non era più possibile, quindi il bianco qui avrebbe potuto provare ad avanzare il pedone D per distrarre il nero e cercare di guadagnare il pedone F, però ecco qua che il nero avrebbe avanzato anche i suoi pedoni sull'ala di donna e quindi avrebbe sì sacrificato il pedone F, ma grazie a questa sequenza che vale la pena ricordarsi, cioè spingere un pedone ma poi non ricatturare ma avanzare con il pedone ancora più lontano, vedete che il re bianco è naturalmente troppo lontano dalla casa di promozione e quindi il nero, nonostante gli sia rimasto un solo pedone contro i tre avversari, va a promozione e va a vincere. Ora, invece, in partita il nero ha giocato re F6, pensando di poter entrare con il suo re sul lato di donna, il bianco cambia i pedoni e, diciamo, sì, il nero può avanzare i suoi pedoni, sembra in qualche modo destinato quindi a vincere, ma attenzione, re C4, e cosa fa il bianco? Sorprendentemente riesce a pattare con un colpo tattico che vale la pena di ricordarsi. Quindi, grazie alla conoscenza del finale di due pedoni contro uno, cosa fa il bianco? Avanza il suo pedone, lo sacrifica e va a conquistare l'opposizione. Improvvisamente quella che sembrava una posizione vincente per il nero e invece si rivela una posizione patta. Però cosa fa Tari? Non si arrende. Per farvi capire quanto questo tipo di finali siano complessi, continua a giocarlo. Re 5, re 3, re di 5, re di 3. Ok, fino a qui, diciamo, i due giocatori si accorgono che il bianco ha l'opposizione. Cosa fa però il nero? Prova in qualche modo a giocare delle mosse un pochino più vaghe, no? Invece di oscillare, arretra e sfida l'avversario a decidere dove andare. Allora, dato che l'opposizione vicina non è possibile, il bianco giustamente sceglie l'opposizione lontana. Re di 6, re di 2, re 6, re 2. Continuano con l'opposizione lontana. Ok, tempo di accordarsi per la patta. Non la pensa così Arian Tari, che gioca re F6 e tende una trappola. Qui, diciamo, istintivamente il bianco gioca re F2 mantenendo l'opposizione ma allontanandosi, come abbiamo capito, fatalmente dai pedoni, e il nero va a vincere giocando B4 e poi dopo, quindi, se il bianco prendesse in B4 è A4 e si va a promozione. Semplice. Quindi il bianco ha sbagliato, non doveva giocare re F2. Cosa doveva giocare allora? Doveva riavvicinarsi ai suoi pedoni. Voi direte, ma in questo modo perde l'opposizione. No, non la perde, perché il nero per guadagnare l'opposizione dovrebbe stare in F5, in D5, ma non può stare in D5, può avvicinarsi e a quel punto il bianco riprende l'opposizione distante. Quindi grazie a questa sequenza, diciamo, in cui avvicina il suo re nel momento in cui il nero non può guadagnare l'opposizione frontale. Ma continuiamo quindi in partita, re F2, il nero gioca B4 e quindi il bianco si accorge del guaio che ha combinato, quindi non va a prendere in B4 e gioca A4. Ma a questo punto capite bene che veniamo a crearsi una posizione bloccata che ormai dovremmo ben conoscere. Qui tra l'altro è curioso che il nero poteva vincere semplicemente andando adesso subito a promozione, ma
diciamo, vedete un po' come funzionano, no, le menti dello scacchista. Paradossalmente, no, il nero è vero che è una partita lampo, però diciamo non si accorge di questa evidente promozione, invece semplicemente avvicina il suo re. Perché? Perché sa che questa è una posizione vincente, non ha bisogno, diciamo, di... gioca con l'autopilota, non ha bisogno più di calcolare, no? Avanza, oscillano un pochino, giusto per fare un po' di melina, naturalmente per guadagnare magari qualche secondo, e poi va a promozione nel momento in cui l'avversario è molte case prima della possibile avanzata. Quindi a 5, re b5 e donna b5 e b4, e semplicemente si va a perdere il pedone e la partita finisce. Però notate, voglio dire, come anche questa posizione, diciamo, bravissimo il bianco a sacrificare il pedone in questa posizione per entrare in un finale patto, ma nonostante la sua capacità, la sua indubbia capacità nel gestire questa posizione, si lascia, diciamo, trascinare istintivamente con re f2, naturalmente una partita lampo e va perdonato, però in questo modo va a perdere il finale. Qui Ariantari, invece di avanzare il pedone fino a promozione, diciamo, va a vincere questo finale nel modo più metodico, che insomma ormai dovrebbe essere ben conosciuto anche a noi. Altra posizione molto interessante, di nuovo vedete come i finali di pedone spesso nascono dal cambio di pezzi pesanti. In questa posizione il bianco giustamente riconosce che il finale di tre pedoni contro due è vincente, e quindi cosa fa? Va a cambiare le donne. Scacco, naturalmente il nero potrebbe catturare, prova a avvicinare il suo re e si va a cambiare le donne. Tre pedoni contro due, non siamo ancora al 2 contro 1 che abbiamo conosciuto noi, ma insomma dovrebbe essere facilmente vincente. Il bianco avanza, h6, il nero ovviamente tutte perdono, però il nero cerca di rimanere flessibile, e incredibilmente il bianco trova sostanzialmente l'unica mossa che non vince, ovvero g4. Ora, naturalmente, di nuovo sono partite lampo, non possiamo giudicarle in modo troppo aspro, però è chiaro, diciamo, agli occhi di tutti, che il pedone candidato alla promozione, di nuovo, come detto, dovrebbe essere il pedone f, quello che non ha avversari davanti, e in generale, diciamo, la spinta in g4 lascia il pedone f arretrato, proprio lui che invece sarebbe dovuto essere la testa di ponte. Quindi in questa posizione non giocare subito f4, perché il bianco non fa in tempo a giocare g4 e il nero blocca la casa, l'avanzata g4, e anche questa è patta. In questo tipo di finali, in generale, specie se si ha poco tempo a disposizione, la cosa migliore è non prendere decisioni compromettenti. Quindi il re non può muoversi, benissimo, anche istintivamente g3. G3 è a naso la scelta migliore. Perché? Perché dopo h5, allora a questo punto g4, e diciamo rientriamo in uno schema di 2 contro 1 che ormai dovremmo conoscere, soprattutto con il nero che deve, che diciamo col fatto che abbiamo l'opposizione, il nero deve arretrare, e quindi possiamo, oltre al vantaggio di due pedoni contro uno, godere dell'opposizione. Se il nero invece semplicemente cincischia, allora scacco e poi scacco, e improvvisamente i nostri pedoni, non rimane più nessun pedone arretrato, possiamo avanzare con il nostro re e gradualmente far valere i tre pedoni contro due. In che modo? Andando al cambio ed entrando in un finale di due pedoni contro uno, diciamo che è relativamente facile da vincere. Ora non abbiamo ancora analizzato questo caso specifico, ma voglio dire, lo vedremo penso nel prossimo video della serie, ma diciamo globalmente nel momento in cui il pedone H del nero è già avanzato, non è in H7, la posizione è facilmente vinta, perché appunto il re bianco può intrufolarsi, cosa che non sarebbe stata possibile se il pedone nero fosse stato ancora in H7, lo va a catturare, difende l'altro pedone e entriamo nella posizione ben nota di due pedoni contro nessuno avversario. Quindi G3 sarebbe stata la mossa vincente, ma il bianco gioca G4. Il nero cosa fa? Vediamo la risposta del nero. Ovviamente si avvantaggia del fatto che il pedone F è arretrato e gioca G5, quindi bloccando improvvisamente il pedone F nella sua posizione arretrata. Qui il bianco si rende conto del guaio che ha fatto e prova ad avanzarlo tatticamente, quindi giocando re F3 e adesso costringendo il nero a lasciare la difesa del pedone. Ma attenzione, è vero che il nero cede il pedone, ma adesso ha guadagnato l'opposizione e quindi la posizione è patta. Ma di nuovo, patta teorica non vuol dire poi pari, nel senso che il bianco ha molti modi di creare problemi all'avversario. E Jordan Forrest crea parecchi problemi all'avversario, inizia un pochino a oscillare con il re, vedete, no? L'idea sempre di portare il re lontano, no? Sfidare l'avversario ad andare lontano in modo da poter adottare al momento opportuno delle spinte di pedoni tematiche, no? Quindi il nero deve stare attento a non allontanarsi troppo. Re d3, e qui l'avversario si lascia tentare da
la conquista dell'opposizione frontale, no? Re d5, quindi come dire l'avversario arretra e io avanzo, e questo, incredibile a dirsi, è l'errore decisivo. Sarebbe stato invece giusto mantenere l'opposizione lontana, quindi quella che prevede tre case tra di loro, e il bianco non avrebbe potuto fare progressi. Perché l'opposizione frontale è sbagliata? Perché? Perché adesso il re nero non ha accesso alla casa f5, quindi cosa fa il bianco? Va sulla colonna f e il nero non può seguirlo. Re 3, re f3, ecco qua, la casa f5 non è disponibile. Il nero deve arretrare. Nel momento in cui arretra, voi direte, il bianco conquista l'opposizione. E invece no, questa avrebbe conquistato l'opposizione e la vittoria, ma il bianco sorprendentemente gioca re 4 in questa partita e di nuovo permette al nero di conquistare l'opposizione. Immagino avessero entrambi pochissimi secondi, però davvero vi fa capire come neanche i grandi maestri riescano a giocare queste posizioni con l'autopilota, no? Col cervello spento. Di nuovo, stessa storia, qui il nero trova un sorprendente altro modo di perdere. Doveva giocare re d7, la volta precedente ha giocato re d5 sbagliata, questa volta fa ancora peggio, gioca re e 5, quindi neanche l'opposizione frontale. Re 3, re d5, e a questo punto il bianco ringrazia e diciamo conquista di nuovo finalmente l'opposizione e può adottare la famosa manovra, no, diciamo la manovra a tenaglia, nel momento in cui il nero non può avanzare il suo re, deve arretrare, stessa storia, al momento opportuno il bianco utilizza il suo tempo di riserva in modo che il suo re possa avvicinarsi, conquistare l'altro pedone e finita la partita. Bene, vediamo ancora un esempio tratto dalla pratica, in questo caso Maxim Vachel-Lagrave e Duda, due fortissimi, naturalmente grandi maestri, posizione pari, il nero ha l'opposizione, tocca al bianco muovere, i due giocatori si avvicinano e in questo momento naturalmente il nero non può andare in c4 e cosa fa? Cosa deve giocare? E qui il nero ha difficoltà. Allora cosa può fare? Il nero ha un tempo di riserva da potersi giocare con il suo pedone b, se lo fa adesso il bianco ringrazia e conquista l'opposizione, quindi non è il momento opportuno. Quindi il nero cosa deve fare? Deve arretrare il suo re in c5 o in d5. Allora, se lo fa in d5, cosa succede? Che è quello che avverrà in partita. Re d3, il bianco pensa di aver conquistato l'opposizione, ma non è così, perché re c5, re c3, e in questa posizione il nero ha la possibilità adesso di utilizzare il tempo di riserva e di riconquistare l'opposizione. Quindi il bianco, in verità, non... in questa posizione non doveva cercare l'opposizione come ha fatto re d3, perché al momento opportuno il nero può sempre giocare la spinta in b6, quindi avvicinarsi e poi giocare b6 e riconquistare l'opposizione. In partita invece sbaglierà, giocherà re c6, va bene, andrà a perdere, grazie al fatto quindi che il bianco riguadagna l'opposizione, b6, re b4, il bianco entra con il suo re in questa posizione, si va a vincere grazie al fatto che semplicemente viene cambiato il pedone e naturalmente il bianco ha il pedone arretrato, quindi la possibilità di guadagnare l'opposizione con il pedone arretrato e va a vincere. Però attenzione, quindi dopo re d5 cosa avrebbe dovuto fare il bianco? Non cercare l'opposizione, ma cercare appunto l'ingresso contro il pedone avversario, quindi re c3, e qui su re c5 allora scacco e il nero non avrebbe avuto tempo di utilizzare il suo pedone. E qui, ultima finezza necessaria, una cosa importante da ricordarsi, perché questo si verifica davvero spesso. Qui la mossa tentatrice re c4, pensando di rimanere quindi affiancato ai pedoni e di conquistare l'opposizione, ma il nero sorprendentemente patta con la mossa b5 scacco, andando a sacrificare momentaneamente un pedone, ma il bianco deve abbandonare la difesa del pedone b5 e quindi il nero va a pattare agevolmente. Quindi assolutamente non re c4 ma re d4, e se il nero prova a giocare il suo pedone, naturalmente non tornare in c4, stessa storia, ma poter avanzare, no? Con la manovra alle spalle, e naturalmente il nero a questo punto si gioca b5 senza dare scacco, il bianco semplicemente risponde a 5 e andiamo in una posizione bloccata che sappiamo bene essere facilmente vinta per il bianco. Quindi, come dire, sorprendentemente in questa posizione il nero non doveva giocare pensando all'opposizione, perché ha comunque la possibilità di riprenderla al momento opportuno, doveva difendere l'ingresso del re avversario, quindi doveva giocare re c5, re c3, sembra che il bianco abbia l'opposizione, b6, e se qui il bianco prende l'opposizione, bene, di nuovo non può giocare re c4 per lo scacco che abbiamo visto prima, deve giocare re d4 e qui il nero ha di nuovo l'opposizione con re d6
e va a vincere e va a pattare. Quindi è importante, ecco, ricordarsi questo: l'opposizione va valutata in base anche ai tempi residui rimasti. Quindi in questo caso il nero non avrebbe dovuto preoccuparsi eccessivamente dell'opposizione, avrebbe dovuto invece preoccuparsi del fatto di impedire al re bianco di l'ingresso, come invece avverrà in partita, no? In questa situazione il re bianco penetra e a quel punto naturalmente c'è poco da fare. E altra partita interessante in questa posizione, il bianco cosa fa? Abbiamo due pedoni contro uno e di nuovo però ci sono dei cavalli in gioco. Scacco, qui il bianco avrebbe potuto anche, non so, dare lo scacco in G3 e rimanere con i cavalli in gioco, ma decide in qualche modo di cambiare i cavalli. Giustamente perché? Perché questa è una posizione patta, di nuovo grazie al fatto che il bianco all'opposizione grazie al tempo di riserva che aveva, no? Quindi giudica giustamente il fatto che con il pedone in H3 al momento opportuno già spinge in H4 e guadagna l'opposizione. Ma abbiamo capito che questo tipo di posizioni sono difficili da giocare anche quando sono patte. Cosa fa il nero? Di nuovo prova un pochino ad oscillare e qui ricordate, no, la situazione, cosa deve fare il bianco? Opposizione distante, no? Quella che prevede tre case tra i re. Invece il bianco cosa fa? Approfitta, sembra che possa conquistare, quindi non bisogna lasciarsi prendere dall'ambizione, no? Qui il bianco deve pattare, non deve avanzare con il suo re, e a questo punto il nero riconquista l'opposizione. Voi direte sì, ma per far questo ha dovuto arretrare. Non importa, l'opposizione in questo caso vale molto di più della traversa in cui viene conquistata. Il bianco deve comunque arretrare e il nero riconquista la traversa che aveva perso e nel mentre guadagna anche l'opposizione. Il bianco prova a spingere in H5 pur di non arretrare con il suo re. Il nero spinge G5, posizione bloccata che ormai sappiamo bene essere vinta per il giocatore, in questo caso il nero con il pedone di vantaggio. Altra posizione molto interessante con cui concludiamo questo video, questa prima parte, perché poi dopo nel prossimo video continueremo ad analizzare questo finale in modo sempre più complicato, dando anche al nero due pedoni, quindi analizzeremo anche il caso di due pedoni contro due pedoni e lì davvero sorprese a go-go e diciamo concetti molto interessanti. Vediamo questa posizione. Qui abbiamo Grishuk contro Tigran Petrosyan, non naturalmente il grande campione del passato, ma l'omonimo campione, grande maestro attuale. Qui cosa fa? Grishuk gioca re F2. Il nero avrebbe potuto dare scacco in H1, però diciamo il re sul bordo della scacchiera nell'angolo fa sempre un po' paura, ma qui il bianco non avrebbe potuto catturarlo, perché il nero poteva comunque uscire e dare scacco e poi diciamo portarsi in salvezza al centro scacchiera. E questa posizione di due pedoni contro uno e con la presenza dei pezzi di due pezzi minori ancora avrebbe in qualche modo facilitato il nero. Perché? Perché grazie al fatto che il bianco ha un solo alfiere campo chiaro, il nero non so, avrebbe potuto, ecco, mettersi su casa scura, mettere su casa G5 e poi con il suo cavallo oscillare, diciamo, senza dover muovere il re. Quindi la presenza di ulteriori pezzi in questo caso avrebbe semplificato la difesa del nero. Ma cosa fa invece il nero? Si complica un pochino la vita. Cosa fa? Gioca a cavallo F5, portando apparentemente il cavallo subito in libertà, ma attenzione, alfiere 4, il cavallo è bloccato perché altrimenti se il cavallo si muove il nero perde il pedone in H7, quindi il nero è costretto ad avvicinare il suo re e il bianco cambia i pezzi minori. E adesso è ancora patta, ci dice il computer, ci dice la teoria, ma la cosa naturalmente è molto più complicata. Re F3 si conquista l'opposizione. E cosa deve fare il nero? Ai ai ai, questa è veramente una posizione difficile. Ecco, vi invito un attimo a rifletterci per un attimo da soli e adesso lo faremo insieme. Allora, iniziamo ad analizzare. Allora, naturalmente muovere il re non sembra una grande idea e non è una grande idea. Re G5, re E4, chiaramente c'è poco da guadagnare. Re H4 cercando di portarsi attacco del pedone G, re F4, ai ai ai, quindi il re non deve tornare indietro e non è un bel segno. Quindi già occhio, non funziona. Re E5, peggio ancora, re G4, il re si porta, diciamo, ha guadagnato spazio e in più, diciamo, ricorderete, no, si è messo sulla colonna H, attaccato al pedone H5. Qui in questa posizione, ricorderete, no, l'abbiamo analizzata, una posizione simile, tutto dipende dai tempi. Abbiamo visto, no, cosa deve fare qui il bianco. Abbiamo visto come può vincere il bianco semplicemente, no, avanzando il suo re e utilizzando i pedoni come
riserva di tempi, ma in qualche caso si vince anche avanzandoli direttamente, quindi si avanzano i pedoni e poi al momento opportuno si esegue la stessa manovra, si viene a creare posizione bloccata ma con l'opposizione al bianco e il bianco va a vincere. Comunque, al di là, voglio dire, dei dettagli, re e 5, re g4, quindi permettere al bianco di avanzare il re così, di certo non è una buona idea. Allora non rimane che mosse di pedoni, h6 o h5. In partita Pedro ci hanno giocato h5. Qual è il problema? Che naturalmente previene g4, ma non previene g3. E il bianco ha ancora un tempo di riserva. Quindi non solo il nero perde l'opposizione, ma al momento opportuno il bianco ha anche la possibilità di avere un tempo di riserva. Quindi se qui il nero arretra, allora h4 va a vincere togliendo la casa a g5, il nero deve arretrare e il bianco va a guadagnare il pedone. Se invece, come in questo caso, il nero, piuttosto che perdere in questo modo, gioca h4, allora g4 si viene a creare la situazione bloccata. E sappiamo bene, no, che qui il nero può provare ad entrare con il suo re, ma ricorderete, no, che tutto dipende dal giudizio che diamo, no, al finale che si viene a creare. Qui purtroppo per il nero deve mettersi sulla colonna G il suo re per avanzare il pedone e quindi il bianco riesce a promuovere nel momento in cui il pedone nero è un passo indietro. Se fosse stata in H2 sarebbe stato patto, ma è in H3 e quindi è vinta per il bianco. E questo, diciamo, per convincervi di questo, ricordate, no, il video precedente in cui abbiamo analizzato il caso di un pedone contro un pedone, quindi anche quando si veniva a creare casi di promozione. Quindi abbiamo visto H5 non funziona perché H5, G3 e il bianco ha ancora un tempo di riserva e il nero non l'ha più. Ed ecco perché qui il nero avrebbe pattato giocando H6, lasciandosi anche lui un tempo di riserva. Perché? Perché dopo G3, allora adesso H5. E se il bianco avesse giocato g4, allora re g5, re g3, re f6, re f4, sembra che il nero abbia perso l'opposizione, ma attenzione, perché dopo re g6, qui il bianco cosa può fare? Non può iniziare la sua manovra di accerchiamento perché la casa g5 è ancora disponibile per il nero, che quindi può entrare e minacciare i pedoni bianchi. Quindi il bianco deve giocare h4 ed ecco qua che ha perso quel vantaggio, quel tempo di vantaggio che aveva. Quindi, come dire, bisogna analizzare non solo i tempi già avvenuti, ma anche quelli che saranno necessari. Qui il bianco gioca re 5, re g5, re 4 e qui, diciamo, il nero, oltre naturalmente, può pattare semplicemente giocando re h4, ma la cosa più semplice è forzare il cambio dei pedoni h e quindi andando semplicemente a pattare il finale risultante. Quindi, come vedete, una posizione complicata in cui anche giocatori di altissimo livello hanno sbagliato. Ora, nel prossimo video vedremo, a partire da questa posizione, finali ancora più complicati che in qualche modo capitalizzeranno le conoscenze che abbiamo acquisito in questo video. Cosa possiamo dire riassumendo? Beh, che anche dei finali apparentemente così elementari nascondono, diciamo, dei concetti non banali. E, diciamo, la conoscenza, diciamo, il modo, secondo me, giusto di procedere è analizzare prima le configurazioni più basilari, più semplici, magari più bloccate, convincerci del giudizio e delle manovre giuste e poi utilizzare, diciamo, quei riferimenti come uno scalatore, no, che voglia arrivare in vetta, deve prima crearsi degli appigli sicuri su cui fare affidamento e poi magari tentare delle strade più complicate, sapendo però al momento opportuno di poter rientrare in quelle configurazioni sicure, appunto perché le abbiamo analizzate. Ecco perché è necessario, diciamo, acquisire queste conoscenze. Può sembrare una cosa, no, uno dice, ma quante volte si verifica? Non è solo quante volte si verifica, ma quante volte il giudizio di questo finale influisce sulle scelte fatte in precedenza per entrarci. Quindi avete visto come nelle partite che abbiamo visto degli esempi, anche situazioni apparentemente distanti da un finale di due pedoni contro uno, due pedoni contro zero, poi alla fine ci si riconducono. E il giudizio di questo, della posizione finale, influisce pesantemente anche sulle scelte precedenti. Quindi un cambio di pezzo può essere più o meno sbagliato in base a quello che, alla posizione del finale che si viene a creare. È stato un video lungo, ma vi consiglio, appunto, di rivederlo, di rianalizzarlo.
E diciamo la prossima volta concluderemo questo affascinante mondo dei finali di pedoni, di due pedoni, e vedremo anche il caso sorprendente di due pedoni contro due, che davvero nasconde delle finezze davvero sorprendenti. Grazie come al solito per l'attenzione e al prossimo video. Ciao!